Wow, che bello! Oh mio Dio, è bellissimo! Guardate, IH Friuli Venezia Giulia, Incredibili Friulia! Cioè, ragazzi, questo è esattamente l'elicottero del mio paese, si chiama Tolmezzo, cioè, quello dove sono nato, è incredibile! Oh mio Dio, allora, andiamo, non facciamoci prendere troppo dall'entusiasmo, saliamo a bordo perché abbiamo una chiamata, dai! Allora, vai vecchio, su, che ce n'è più di una di chiamata, dai! E sali su! Che diamine stai aspettando? Vecchio, vuoi salire o rimani qua? Che facciamo? Rimani qua! Rimani qua! Guarda che rimani qua! Io ti lascio qua! Io ti lascio qua, vecchio! Ti lascio qua! Vabbè, è niente, ragazzi, è niente. Allora, salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video continueremo a stare sulle spine ferre. In questo episodio, ragazzi, come vedete, siamo assieme all'elicottero del 118, che è una figata pazzesca. È un elicottero veramente esistente, è una cosa bellissima. Abbiamo naturalmente, siamo della Croce Rossa italiana, naturalmente, e oggi andremo a salvare un po' di vite. Allora, vediamo un secondo, ragazzi. Abbiamo ricevuto una chiamata, bene o male, verso. Si trovava qua da qualche parte. Adesso vediamo un attimo perché chiedo conferma alla centrale. La centrale ha ricevuto un segnale alle 13:07 fuori dalla costa ovest. La barca sembrerebbe essere lunga, la nave 144 metri. Ci sono 6 vittime che includono Alex Layton, Sean Banks, Mirko Johnson, Billy Hartley, John Walterson e un'altra persona ancora, ragazzi. Costa ovest, quindi ci troviamo già fortunatamente sulla costa ovest. Quindi diciamo immediatamente alla centrale che siamo pronti operativi. Vedete che abbiamo un'area in cui cercare che è veramente enorme, è un'area gigante d'altronde, ma dobbiamo riuscire a identificare questa nave che è stata completamente affondata oppure che è al momento sta affondando. Non sappiamo ancora molto bene. 144 metri, ragazzi, è una nave piuttosto grande. Penso che potrebbe essere una petroliera o comunque una nave container. Adesso vediamo tutto quanto. L'importante è raggiungerli, l'importante è salvare la vita di queste 6 persone, ragazzi, che sono disperse in questo momento in mare. Allora ci stiamo avvicinando. 6 vittime, ragazzi. L'ultimo è Alexis Dusk. Speriamo che qualcuno di loro abbia il flare per notificare naturalmente la loro posizione nel modo più facile per noi per trovarli. Insomma, abbiamo anche la telecamera volendo dell'elicottero che ci dà una telecamera termica e una telecamera notturna. E abbiamo anche un paio di altre cose che potremo utilizzare oltre al copilota, che ci sarà molto utile in questa ricerca, ragazzi. Quindi sgraniamo gli occhi, non c'è molta nebbia, non so quanto sia la visibilità sinceramente, ma mi sembra abbastanza ampia per una nave. Vediamo se la riusciamo a trovare, questa nave da 144 metri. Se no, stiamo comunque attenti perché, ok, vedo qualcosa laggiù, ragazzi. Vedo qualcosa laggiù, ragazzi. Sembrerebbe essere una nave e sembrerebbe essere un flare quello che vedo. Esattamente sì, ragazzi. Credo che qualcuno avesse dei dispositivi, fortunatamente, di sicurezza. Quindi penso di essere in grado di trovare la prima vittima. Ed eccola qua, ragazzi. Eccolo qua. Vedete? Allora avviciniamoci di brutto. Scendiamo naturalmente tranquillamente. Facciamogli vedere che siamo arrivati, che l'abbiamo identificato fortunatamente. Ed eccoci qua. Ok, abbiamo localizzato una vittima, ragazzi. Abbiamo localizzato una vittima. Allora, perfetto. Adesso dobbiamo rimanere qua tranquilli, ok? Rimaniamo qua tranquilli. Abilitiamo la corda per poter scendere, per poterlo andare a salvare, va bene? Poi, che cos'altro abbiamo bisogno, ragazzi? Niente, fermiamoci qua. Andiamo nel sedile da copilota, ragazzi, perché dobbiamo ovviamente gestire tutto quanto. Quindi abbiamo adesso il pilota, insomma, che ci aiuta utilizzando naturalmente l'elicottero. E qua, ragazzi, io direi che possiamo calarci. Allora, abbiamo bisogno di un basket o di uno stretcher? Direi proprio di no in questo caso. Quindi, semplicemente manteniamo l'altitudine di 90, manteniamo la modalità over, ok? Fermiamoci qua, fermiamoci qua, fermiamoci qua. Perfetto, siamo pronti, ragazzi. Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti. Direi di attaccarci alla corda. Scendiamo di qua, ragazzi. Scendiamo di qua. Andiamo immediatamente a prendere la vittima che è esattamente sotto di noi. Quindi stiamo facendo un lavoro egregio. Perché effettivamente lo riusciamo a prendere immediatamente senza rischiare nulla con le onde o con il mare o con qualunque cosa. E soprattutto prendendolo nel più velocemente tempo possibile. Allora, l'altitudine dell'elicottero è fissa a 95. Lo stiamo tenendo fermo. Abbiamo adesso il cavo che è a 90. E adesso lo fermiamo perché siamo praticamente in grado di nuotare con noi stessi. Salve! Ehi! Ciao, stai tranquillo, adesso ti prendo immediatamente. Perfetto, ragazzi, preso. Portiamolo alla corda. Portiamolo alla corda qua. Facciamola scendere ancora un po', ok? Facciamola scendere ancora un po'. Esattamente così, ragazzi. Esattamente così. Adesso, agganciati qua, tranquillamente. Aspettate, dobbiamo avvicinarci un pelino di più perché ci siamo allontanati. Eccoci qua. Agganciati alle corda, ok? Sei pronto? Ci sei? Ti tengo bene? Ok, saliamo, saliamo, saliamo. Abbiamo preso, ragazzi, una vittima. Abbiamo preso una vittima. Adesso vediamo di chi si tratta.
stai tranquillo, adesso sei al sicuro con noi. Sei al sicuro con noi. Vediamo di salire, ragazzi, ancora ci vuole un po'. Quanto abbiamo la corda? 50, lo vedete in alto a destra. 47, 40, 39. So che è un po' piccolino, ragazzi, però. Ok, ve lo dico io. 25, 20, 20, 19, 17. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Quindi mettiamo la vittima all'interno dell'elicottero. Si tratta di Marco Johnson. Marco Johnson adesso è finalmente all'interno dell'elicottero ed è stato completamente salvato. Fortunatamente. Quindi saliamo ancora un pelino, ragazzi. Ok, adesso usciamo, benissimo. Siamo all'interno dell'elicottero, tutto a posto, ragazzi. Adesso io direi di salvare altre persone, ok? Quindi andiamo come pilota, ok? Sediamoci come pilota, così il copilota cambia completamente posizione. E adesso siamo di nuovo noi, ragazzi, al comando qua. Bene, e adesso possiamo andare a trovare altre vittime ancora da salvare, ragazzi. Altre persone ancora da salvare. Una vittima è stata salvata, perfetto. Una vittima è stata salvata, avviciniamoci alla nave, così la riusciamo a identificare e individuare. Vediamo se questa sembrerebbe essere esattamente questa, ragazzi. Non mi sembra che sia messa così male, ma se le persone sono state completamente... Ok, si chiama la Sea Urchin o qualcosa del genere. Vediamo se c'è qualche vittima all'interno ancora della nave, sopra la nave, ma non mi pare. Mi sembra che sia abbastanza abbandonata come nave, probabilmente proprio per il fatto che è stata... cioè, non lo so sinceramente cosa è successo, ma le vittime sono in giro qua attorno. Quindi vediamo se riusciamo a identificare qualche altra vittima, ragazzi, ok? Vediamo se riusciamo a identificare qualche altra persona. Ovviamente controlliamo qua vicino alla nave, perché potrebbero essere qua vicino alla nave, ma potrebbero anche essere molto lontani, quindi non lo so. Dov'è la nave? Non la vedo più, ragazzi. Dov'è la nave? È già... Può essere che sia già... Non è possibile. Non è possibile che sia già affondata. Non ci credo, ragazzi. Ci ha messo un attimo. Non la vedo neanche più. Incredibile. Non la vedo neanche più. Va bene, vediamo le altre 5 vittime, ragazzi, se le riusciamo a trovare. È un'area troppo grande, ma proviamoci. Se no, utilizziamo anche la telecamera da... insomma, la telecamera normale per riuscire a identificarli, magari. Che ne dite? Potremmo anche fare così. So che non devono essere troppo lontani, devono essere nell'area, non possono essere troppo lontani. Li riusciamo a individuare. Non disperate, ragazzi, li troviamo. Li troviamo. Caspita, 5 persone è un bel compito, è un bel compito difficile, ragazzi. Sgranate bene gli occhi, dobbiamo trovarli tutti e salvarli tutti. Allora, fidiamo, ragazzi, stiamo controllando per bene, ok? Qua la situazione. Proviamo, no, con quella notturna è inutile, proviamo con questa qua. Vediamo se riusciamo a trovare qualche forma di vita, insomma. Qualunque persona qua sparsa, io sinceramente non vedo una ceppa, purtroppo. Non vedo proprio niente, purtroppo. Magari dovevamo guardare sulla nave, nella nave con questo. Ok, libero qualcosa, ragazzi, lì c'è qualcosa. Andiamo avanti. Continua poco poco avanti, per favore. No. No. Dov'era? Aspetta. Vedevo qualcosa, un secondo. Ok, lì, c'è qualcosa lì. Sì. Sembra... È una persona. Lì. Trovato. Eccolo lì, ragazzi. Vai lì, per favore. L'abbiamo trovato, ragazzi. Uno l'abbiamo trovato. Eccoti qui. Eccolo qua. Ora sì che sono contento. Eccolo qua. Perfetto. Meno male, ragazzi. Meno male l'abbiamo trovato un altro. Allora, come sempre, andiamo dalla parte del copilota, ok? Ok, questa volta richiede un basket, per favore. Perfetto. Ok. Allora, adesso abbassiamolo. Abbassiamo tutto quanto, ragazzi. Abbassiamoci. Scendiamo, che così lo portiamo tranquillo, perché questo è rimasto per tanto tempo in acqua, quindi dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo. Quanto siamo? 39, 40. Sembra che non ci stiamo muovendo, ma ragazzi, fidatevi, ci stiamo muovendo, ci stiamo scendendo di brutto. 60, 62. Sì, arriviamo. 70, 75, 77, 79. Ok, 90, ci siamo. Stacchiamoci, ragazzi, andiamola a prendere immediatamente. Oh, bene, anche questo dobbiamo nuotare un po' per questo, speriamo di tenerlo. Ok, bene a vista, eccolo lì. Lo teniamo bene a vista, ragazzi. Mio Dio, una volta fatta questa chiamata, ragazzi, facciamo qualcosa che non c'entri col mare, perché sennò, oh, ce l'ho fin sopra i capelli il mare in questo caso. Mannaggia, abbiamo girato per non so quanto tempo per trovarlo, ragazzi. Una cosa incredibile. Eccoti qua, vecchio. Stai tranquillo. Che fine ha fatto? Ok, tranquillo. Ecco qua l'elicottero. Ecco lì l'elicottero del 118. Adesso ti portiamo al salvo. Resisti ancora un secondo e ti portiamo in salvo. Tranquillo. Ti portiamo subito in salvo. Vai. Ce l'abbiamo il basket? Ce l'abbiamo? Facciamolo alzare un attimo. Alziamolo un attimo. Che non lo vedo.
Alziamolo un attimo, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Allora, mettiamo la vittima all'interno del basket qua, appunto, chiamiamolo così, e facciamolo salire di sopra, facciamolo portare in salvo sull'elicottero, ok? Portiamolo in salvo sull'elicottero. Bene, ragazzi, benissimo, benissimo, benissimo. Ok? Altezza 50, 40, 40, 30, 20, ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, stop, mettiamo la persona dentro. Ok, adesso riabbassiamo di nuovo tutto quanto, ragazzi, perché dobbiamo andare noi. Com'era qua la situazione? Dovrebbe essere in salvo, no? Non lo so, sembra di sì, ragazzi. Ok, allora vediamo di salire noi, ragazzi, un attimo. Saliamo noi, ok, eccoci qua. Facciamoci portare anche noi qua sopra. Dovremmo essere a posto, no? Dovrebbe essere tutto, ragazzi, no? Ok, ragazzi, ottimo. Allora, noi abbiamo queste due vittime che abbiamo portato via. Intanto è arrivata la guardia costiera e anche un altro elicottero ancora per localizzare le ultime vittime rimanenti. Purtroppo non abbiamo più spazio all'interno dell'elicottero e quindi dobbiamo tornare alla base a riportarli all'ospedale, ovviamente. Bene, quindi tutti e due sono stati caricati, meno male, adesso ne rimangono solamente quattro e gli altri cercheranno le altre quattro persone, ragazzi. Bene. Adesso direi che ci vediamo una volta che siamo tornati allo Santos, perché ci sta. È stata una chiamata piuttosto difficile, secondo me. Ok, signori, oh diamine. È stata lunga, dura, ma sono stati portati in salvo, fortunatamente. Vediamo se c'è qualche altra chiamata, ragazzi. Sembra che ci sia una persona che stava facendo hiking qui vicino alla costa Ron Alt Wind Farm e poi è rimasta bloccata da qualcosa e si è fatta male ed è rimasta lì, ragazzi. Qualcosa del genere. Era un maschio, un uomo. Quindi sembra che in quell'area, ragazzi, la conosciamo bene, l'acqua scende e poi sale velocemente. Quindi probabilmente lui stava camminando, facendo qualcosa ed è rimasto bloccato in quel senso, nel senso che è arrivata la piena e lui è rimasto sotto. Ok, ci siamo quasi sull'area, nella zona. Potrebbe essere la grotta, vediamo. C'è una vittima, ovviamente, una vittima, un uomo, si chiama Alex Mason. Alex Mason. Quindi fortunatamente è arrivata la chiamata al 118 prima, appunto, al 112, va bene, ma qua c'è ancora scritto 118, non l'hanno aggiornato. Prima che, insomma, ah, è la grotta, esattamente quello che pensavo io, ragazzi. Esattamente quello che pensavo io. Vediamo, perché qua è una situazione un po' pericolosa, non so perché mi hanno mandato con l'elicottero, forse non sapevano che fosse una grotta. Ok, attenzione qua, attenzione, 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 perché è pericolosa, è pericolosissima. Lo vediamo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Ok, allora facciamo una cosa, facciamo una cosa. Lasciamo il nostro copilota qua fuori dalla grotta con l'elicottero, ok? Va bene anche così, stai fermo così, tranquillissimo, perfetto, perfetto. Allora, abilitiamo naturalmente la corda, la tiriamo fuori, benissimo. Adesso ci agganciamo come sempre, ragazzi. Abbiamo bisogno di una barella in realtà. Aspettate, fatemi rientrare un secondo, che abbiamo bisogno di una barella qua, perché effettivamente è abbastanza importante. Quindi richiediamo una barella, per favore, grazie mille. Ok, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Bene, allora adesso calatemi, calatemi, calatemi. Mi calo, signori. Aspettate un attimo che mi calo, aspettate un attimo che mi calo. Ecco fatto, ecco fatto, ecco fatto, ecco fatto. Mi calo perché servirà la barella. Probabilmente non so quanto lui sia ancora messo bene, ragazzi. Non so che traumi abbia subito. Hanno detto che si è fatto decisamente male, quindi meglio utilizzare la barella, ok? Meglio utilizzare la barella. Ok, quanto manca, ragazzi? Qua scendiamo ancora, 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 ancora. Siamo a 60, 65, 67, 69, 70. Ok, 80 metri, ed eccoci qua. Perfetto, ci siamo, ragazzi. Aspettate, alziamo un attimo. Perfetto, bene, 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 bene. Ok, allora adesso andiamo a prenderlo, andiamo a prenderlo. Vedete che qua l'acqua scende e si alza come diamine gli pare a lei. Proprio non c'è nessuno. Un pesce uscito dall'acqua. Non ci posso credere, non mi era mai successo, è morto. Non ci credo, ragazzi, non era mai successo. Ok, vediamo la vittima, vedo la vittima. Eccola lì, sì, arrivo, arrivo, arrivo. Tranquilla, ok, dobbiamo farla nuotare indietro naturalmente, quindi vediamo un secondo. È proprio per questo che non se ne poteva andare via. Allora, ti prendo un attimo in braccio, sei in grado? Ok, ti posso prendere? Benissimo, perfetto. Ok, allora, vediamo di andare verso l'elicottero, che guardatelo che bello che è lì. Che bello, l'avete visto? È una cosa incredibile, incredibile. Aspetta che faccio meno fatica se andiamo di qua sulla spiaggia un secondino, ok? Fammi andare un secondino sulla spiaggia, così ti porto esattamente così. Ecco fatto, un attimo solo, un attimo che ti porto via. Bene, anche se so che te la puoi cavare anche da sola, ma meglio, meglio che ti aiuti io, dato che potresti essere ferita. Eccoci qua, allora un attimo solo l'ultima parte, poi ti aggancio alla barella e ti porto su, stai tranquillissimo, ok? Allora, ragazzi, allora, bene, eccoci qua, vediamo di agganciarci noi con lei sulla barella. Un attimo solo perché, ok, faccio un po' fatica, perfetto. Ok, ok, adesso direi che la possiamo portare sopra. Alza, alza un attimo, alza poco poco, ok, ecco qua.
Ecco qua, alziamo poco poco, ragazzi. Vediamo se riesco ad agganciarmi anch'io, sarebbe utile. Non fa niente, non fa niente. Portatela su, portatela su, portatela su, portatela su. Ok, 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 ok. Aspettate un attimo. Ok, caspita, che voglio vedere la scena. Voglio vederla per bene, ok. Benissimo, portatela su, portatela su, portatela su. Eccoci qua, 70, 60, quasi 60, 50, 50, ci siamo, ragazzi, 40, 30 metri e ci siamo quasi. Adesso la possiamo naturalmente mettere all'interno qua del nostro elicottero. Eccoci qua, ci siamo, stop. Ottimo, salvata, Cheyenne Redfoot proprio. Ok, un attimo solo che adesso devono tirare giù per me la corda qua, la devono tirare giù per me. Quindi un attimo solo, perché anzi, con la barella o senza la barella, vabbè, mi sa che è rimasta la barella. Intanto lei l'abbiamo salvata, questo è l'importante, ragazzi. Ok, quanto siamo? 50, 60, aspettate un attimo, togliamoci un attimo di mezzo che non me la becco in testa, che è una cosa importante. Ok, eccoci qua, aspettate che si sta abbassando, bene. Bene, 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 a posto, agganciamoci noi. E fatela portare su, per favore, ok, portatemi su. Guardate che storia, mi stanno portando su me adesso. Ok, allora, bene che ce la facciamo così, dai, bene che ce la facciamo, ragazzi. Siamo riusciti a salvare anche lei. Questa è un'ottima, ottima cosa, ottima, ottima notizia. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Perfetto, appena arriviamo a zero ci fermiamo e saliamo a bordo anche noi, ragazzi, ottimo. Adesso direi che siamo in tutti, vedete, siamo tutti quanti dentro. Adesso direi che torniamo noi come piloti e portiamo via il paziente ad uno dei drop-off o al più vicino, vediamo. Ok, c'è il più vicino che è quello lì. Perfetto, aspettate che devo togliere la barella, sennò continuo ad andare lì. Ecco fatto, perfetto, tolto tutto. Bene, ah, togliamo anche la corda che è rimasta in mezzo, anche quella che non ci serve più. Bene, e vediamo di portarlo al drop-off più vicino, all'ospedale più vicino, ragazzi, che è molto vicino, è praticamente qua attaccato, perfetto. Se non ospedale addirittura basta solamente, vedete, la pista d'atterraggio, basta solamente che noi atterriamo con l'elicottero, verrà un'ambulanza, probabilmente verrà qualcosa e lo porterà via, la porterà via, insomma, in ospedale a controllare tutto quello che deve controllare. Eccoci qua, vedete? Allora, perfetto, dobbiamo metterci con la direzione indicata dalla freccia. Quindi un attimo solo, ok, attenzione, 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 andiamo piano, perché ovviamente abbiamo una persona con dei problemi a bordo, quindi ok, piano così, fatto, ragazzi, fatto, fatto, perfetto, benissimo. Ottimo, come vedete c'è l'unità mobile di soccorso, adesso si sta portando via ovviamente il 112 qua, il paziente, così abbiamo fatto, le abbiamo salvato la vita, ragazzi. Bene, benissimo, io direi che terminiamo qua questo episodio, quindi grazie a tutti della visione, mi raccomando lasciate un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi per nuovi episodi su Vita Reale, SPDFR e tutte queste serie, seguitemi su Instagram per tutte le novità, ragazzi, per GTA 5 per il telefono in italiano, per tutte le cose riguardo me e anche per scegliere, insomma, un sacco di novità. Tra poco vi farò un contest incredibile, ragazzi, su Instagram, quindi mi raccomando andate lì e seguitemi, e anche, beh, vi faccio sondaggi, sempre cose un po' particolari, quindi grazie mille. In descrizione c'è il link in cui trovate GTA 5 al prezzo migliore di tutto internet, ragazzi, cliccateci, trovate anche tutti i giochi scontatissimi, quindi se andate lì sapete che è un portale in cui trovate tutto e di tutto al miglior prezzo possibile. E inoltre, niente, detto ciò, grazie a tutti, ragazzi, arrivederci.